La cacciata, Masaccio. Alla colpa commessa da Adamo ed Eva segue la condanna con la loro cacciata dal paradiso terrestre. L'intensità drammatica dell'episodio biblico e insieme l'attitudine mentale e figurativa di Masaccio fanno sì che l'artista raggiunga qui uno dei vertici non solo della sua arte, ma in assoluto della pittura di ogni tempo. Forma ed espressione diventano un tutt'uno, inseparabile nelle due figure disperate, dove il corpo muscoloso di Adamo si incurva sotto il carico del dolore e della vergogna, e il volto di Eva si distorce deformato dall'angoscia. Le loro nudità fanno intendere che Masaccio ha guardato modelli scultorei recenti e antichi, che per Adamo possono ricordare i torsi della statuaria classica, ma anche il Cristo ligneo di Donatello in Santa Croce. Mentre l'attitudine di Eva, che cela i seni e il pube, sembra ispirata al tipo della Venus pudica dell'arte ellenistica e romana. L'alone più scuro che contorna la testa e le spalle di Adamo non è un errore di esecuzione del colore grigio-azzurro del cielo, ma è soltanto la testimonianza della totale perdita della azzurrite originaria che ci ha lasciato in eredità, oggi, l'azzurro pallido dello strato preparatorio. Rappresentanti di tre quarti, le due figure avanzano vigorosamente nello spazio, segnato anche dagli scorci potenti della porta dell'Eden e dall'angelo che li incalza con la spada, un tempo sfolgorante di foglia d'argento, oggi ossidata. La mano sinistra dell'angelo indica perentoria la terra arida e desolata nella quale avanzano Adamo ed Eva, proiettando sul terreno la loro ombra, quasi fossero investiti dalla luce reale che proveniva dalla finestra alla loro destra. La loro corporeità è ormai parte del mondo, così come la loro sofferenza è inscindibilmente parte della storia umana.